l'una e mezza ero in cucina, no? Ero seduta in cucina e niente, ho sentito come una, proprio una bomba. E infatti lui si pensava che avessero buttato una bomba o qualcosa. Nessuna bomba. A provocare questo squarcio è stata l'Opel Astra di un cinquantenne di Romano De Zelino che poco prima delle due di questa notte si è infilata all'interno di questa abitazione di via Montello a Fellette. Da una prima ricostruzione della dinamica pare che il cinquantenne non abbia rispettato lo stop tra via Tescaro e via Bassanese, andando ad impattare prima contro la recinzione del giardino per poi arrestare la sua corsa sfondando la parete del soggiorno, dove fortunatamente al momento non vi era nessuno. Per liberare l'uomo dalle lamiere dell'auto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il cinquantenne condotto al San Bassiano se l'è cavata con un'escoriazione al capo. Non è la prima volta che un incidente simile si verifica in via Montello. Al solo civico 28 è già la terza volta e i residenti che definiscono la via la strada di nessuno chiedono che vengano presto presi provvedimenti prima che si verifichino tragedie irreparabili.